due forze in contrasto, l'amore e le chiacchiere. Due poli dai quali scocca la scintilla del più arguto, spassoso, sorridente film di quest'anno. Che modo di fare questo? Andiamo su, tornate in macchina, su. Perché? Non vi mischiate con quelli lì. Avete sentito? Quelli lì. Questo signore ci ha dato il suo ritratto morale. Non ho offeso soltanto me, ma tutti voi che sudate il vostro pane quotidiano. Amore e chiacchiere. Una storia d'amore fresca, pura, incantevole, come lo schermo non ve ne racconta da molti anni. Io ti dovrei dire una cosa. E dilla. Ma tu non la puoi indovinare. Che faccio l'astrologa? Mi piacerebbe fare l'amore con te. Ma io credevo che era già un mese che lo facciamo. Davvero? Scusa, perché ci ho già preso tre schiaffi da mio padre? Perché non vuole. Papà, c'è una persona debole che prende schiaffi, papà. Oh! Anche forti, non l'ho visto io. E da chi? Dal padre. Ah. E perché? Ecco, papà, ci vuole un po' di tempo a spiegartelo. Allora me lo spieghi dopo, a casa, oppure se vuoi, aspettami qui. Comunque, molto nobile il tuo problema. Schiaffi mai, violenza mai. Amore e chiacchiere, un'allegra, garbata, gustosa satira del più pericoloso e ridicolo dei nostri peccati veniali. La vanità del parlare, la tentazione dell'oratoria, il fascino del microfono, il sogno della telecamera e della radio. La radio? Sì, la radio, naturalmente ci sarà la radio. Non si potrebbe sospendere. Io, Paseroni, non credo, non mi pare possibile. Ci pensi? Ci pensi? Anzi, pensiamoci subito. Pensi. Come si fa? Vabbè, si fa. Come si fa? Non si fa, non si fa. Clara, tu credi che abbia le qualità necessarie per diventare davvero qualcuno in questo paese? Ma nel mondo. Che cos'ha più di te, il presidente del consiglio? Ah, sì, scusa. Tieni, te l'ho portata per ricordo. Una fotografia. Tu ce n'hai una tua? Sì, ma sta in mezzo mio padre e mia madre. Non si può tagliare. Ah, stai bene, sai, in costume da bagno. L'altra narigione. Non si può tagliare. Sì, ma viene sempre fuori un braccio di mio padre perché tiene così. Beh, pazienza. Papà? Papà, sono innamorato di Maria Furlani, la figlia dello spazzino. Beh, ciao. Che ciao? Niente ciao. Questa volta mio padre non mi vede più. Vengo a Genova con te. Sì, e poi come mangi? Io mangio poco, ma arrangio. E i carabinieri? Eh? I carabinieri sono sempre d'accordo con i genitori. Quelli di Genova mica mi conoscono, come ci trovo? Ci trovano, ci trovano. E me, tutti i ribelli, dici io la servo, non la faccio. Domestica, è tutt'altra cosa. Se avessi una figlia serva mai, ma domestica sì. A fare la domestica ce la manderei. Vittorio, sei in mutande. Lo so. Amore e chiacchiere, una girandola di trovate brillanti, di invenzioni estrose. Uno spettacolo intelligente che vi farà sorridere per una settimana. Largo ai giovani. Si è mai sentito dire largo ai vecchi? Mai. No, ma nemmeno stretto ai vecchi, mi scusi, commendatore. Sì, ma nemmeno largo. Appunto, ma neanche stretto. Ero giù, signore, non mi vergogno mica a dirlo, ero giù. E lui invece mi ha tirata su. Ah, molto nobile. Oggi ho 1,5 chili di brillanti. Posso cambiare una pelliccia al giorno e quando vado in galleria a Milano mi guardano tutti. Amore e chiacchiere vi porta una rivelazione. Due innamorati adolescenti di una grazia, di una spontaneità e di una tenerezza irresistibili. Amore e chiacchiere, un film veramente nuovo, magistralmente interpretato da Vittorio De Sica, Gino Cervi, Elisa Cegani e Isa Pola, Alessandra Panaro e dalla coppia prodigio Carla Gravina e Geronimo Meignier, diretto da Alessandro Blasetti.